Stavo bello, tranquillo, rilassato sulla mia sedia, parlando in radio, quando mi citofono. E cosa hanno portato? Hanno portato questo qui, questo qui. Ma buonasera ragazzi e buonasera ragazze, benvenuti o bentornati qui sul peggior canale di YouTube. Abbassiamo un po' il volume della radio. Come vi avevo accennato, oggi finalmente è arrivata questa scatoletta qui. Una scatoletta che contiene, cioè una piccola scatoletta che contiene una gran bella cosa. Eccolo qui. Lo Starship X1. Eccolo qui ragazzi, lo Starship X1 della YMZ-FPV. È un drone che sinceramente mi ha incuriosito tantissimo e quindi me lo sono fatto spedire. È un drone da 2 pollici, 2 pollici. Ecco quello che troviamo nella confezione, le eliche della Gemfan, le 20 23 3. Ci sono praticamente due set di ricambio, 8 eliche. Vediamo cosa troviamo qui all'interno. Degli sticker adesivi, che comunque è sempre una cosa che rimane simpatica. Due cacciaviti, un cacciavitino esagonale a brugola e un cacciavitino a croce. Passiamo a vedere cosa contiene quest'altra bustina. Ah, ok, abbiamo i due strap, poi abbiamo altre, bah, diciamo due stampe porta batteria, due stampe porta batteria, le vado ad aprire perché probabilmente così non si vedono. Eccoli qua, io sicuramente opterò per gli strap, questi qui, due stampe porta batteria. Poi troviamo le vitine. Le vitine per le eliche, eccole qui all'interno. Per il momento neanche le apro. Andiamo a vedere il drone. Eccolo qua, simpaticissimo, veramente ben fatto. Il connettore, che è un XT30, eccolo qua, direttamente sul telaio. Questo telaio qua è in alluminio, mentre tutto il restante telaio, questo qui che va a coprire le eliche, questo qua è in fibra di carbonio. Ecco la camera della O3. Vediamo un attimino quanto è fattibile la regolazione. Così è scaricata tutta verso il basso e così l'ho alzata. Vediamo un po'. Vabbè, insomma, non è che abbiamo tutta questa possibilità di regolazione, sinceramente, però c'è da vederla, dai, dopo direttamente sui visori. I motori che monta questo gioiellino sono della RC Impower.
i 1303 e se non ricordo male da 6000 kV. Vediamo un po', sì, 1303 da 6000 kV. La flight controller, non so se si notano poi i dettagli, perché sinceramente che si nota poco e niente, credo. Vabbè, eccola qui, la FC, la flight controller. Qui c'è l'ingresso micro USB per la configurazione su Betaflight. L'FC è un F722 da 40 A e l'ISC da 2 a 6S. I motori però sono 4S. La batteria raccomandata, una batteria che raccomandano loro, è una 550 mAh HV. Eccola qui. Queste sono quelle che proverò io. 550 mAh 4S HV. Vediamo un attimino le caratteristiche del telaio. Anzi, prima di tutto direi di pesare il drone, ma vediamo che cosa ci dice. Sempre sperando che si vede sulla camera. Ok, 0 grammi. Il solo drone ci dice 143 grammi. Mettiamoci a bordo la batteria e andiamo a 199. Mettiamoci il portabatteria, le stampe, 201 grammi. Vediamo con i strap a quanto arriviamo. 203 grammi, ragazzi, cioè direi veramente un'ottima cosa. Volevo andare a vedere lo spessore del telaio. Il telaio in fibra di carbonio è 2,7 mm. Mi piace sicuramente come è stata impostata l'antenna. Eccolo qui. Molto carino, veramente curato nei dettagli, sia al posizionamento della VTX dell'unità O3 e sia tutto il resto. L'FC ben posizionata, sembra tutto veramente molto stabile. I motori al tatto sembrano buoni. E che dire, ragazzi, a questo punto c'è solo da provarlo, c'è solo da provarlo. Questo drone qui in 2 pollici mi ha incuriosito tantissimo, dicevo, perché comunque è un po' particolare nel suo telaio. Eccolo qua. Tra l'altro sul sito troviamo anche ovviamente il frame nudo e crudo, senza l'elettronica, quindi per chi piace un telaio del genere, comunque ce l'ha a disposizione lì sul sito. Tempi di spedizione circa 2 settimane, dai. L'ingresso USB di tipo C tranquillamente raggiungibile. L'inserto, per chi conosce bene la O3, quindi della micro SD, tranquillamente raggiungibile, nessun problema nelle manovre. Per quanto concerne il discorso del flight controller, la IO, dicevamo appunto una micro USB, ma anche questa credo che insomma non sia veramente scomoda, fermo restando che al momento comunque mancano le eliche. Quindi andiamo a prendere un cavo per collegarlo a Betaflight e vediamo un attimino quanto può rimanere comodo o scomodo. Allora, diciamo che l'ho inserito senza problemi, però ricordiamoci che mancano le eliche, quindi
C'è da prendere anche in considerazione questa cosa qua. Già che l'ho attaccato al PC, vediamo un attimino che cosa ci dice Betaflight. Vediamo se hanno effettuato qualche configurazione. Andiamo a vedere un attimino i PID e quant'altro. Andiamo ad aprire Betaflight. Allora, eccolo qui, il drone, ok, visioniamolo. Quello che vorrei vedere subito, come dicevo, è la messa a punto i PID che è niente, niente. Quindi non arriva PIDato, detto volgarmente. Niente, questo qua. Stanno praticamente a livello di default, ne ho approfittato per mettere i miei rates, al momento lo proverei così, tranquilli, tranquilli. Bene ragazzi, quindi io credo di aver illustrato grosso modo un po' tutto quello che c'è da sapere su questo tipo di drone. L'abbiamo visto anche in configurazione Betaflight, non rimane altro che andare a fissare le eliche e provarlo direttamente sul campo.
Eccoci qui dopo qualche voletto in esterna. Mio modestissimo parere da pilota non esperto, direi che il drone vola veramente veramente bene. Considerate che se avete visto un po' il volo scattoso, quello è dovuto sicuramente da me perché abituato con droni molto più grandi, tipo il D-Rock 2, quindi un 5 pollici, Avata, quindi più grandi, più pesanti. Quando lavoravo sugli stick, ovviamente ci andavo un po' pesantuccio, quindi si avverte, insomma, che mi devo abituare a droni più leggeri, come appunto è il caso di questo qua, dello Starship X1. Ok, come tempi di volo stavamo intorno ai 4 minuti. Vi ricordo che ho utilizzato batterie da 550 mAh, high voltage 4S. Batterie che erano alla loro prima ricarica, quindi devono entrare anche a regime. Probabilmente i tempi di volo si allungheranno leggermente. Poi, ovviamente, tutto è dovuto da come pilotiamo il drone, se andiamo più smooth, se andiamo più veloci, insomma, questo lo sappiamo, no? E probabilmente lo voglio provare anche con delle batterie 720 mAh. Proverò anche con quelle e vedremo un po' appunto di quanto si allungano i tempi di volo. Se il video vi è piaciuto, lasciatelo, se vi capita, un like. Altrimenti niente, andatevene a dormire perché si è fatto tardi. Ciao ragazzi, un abbraccio, un saluto, a prestissimo sul peggior canale di YouTube. Ma l'ho sentito, però.